Finalmente Alessio siamo arrivati alla terza puntata. Avevo proprio nostalgia. Davvero? Cosa ci fa oggi? Oggi andiamo nella famiglia Sauer e facciamo un brand di Sauer con il vostro divino. Questo credimi Teo è veramente veramente buono. Ne sono sicuro. Al posto del whisky vai a utilizzare il nostro brand. Esattamente. Molto più elegante, molto più fine, molto più femminile e raffinato. Sicuramente. Sono curiosissimo, dopo appena trovo il papà lo assaggiamo insieme. Certo, sicuramente dovrò già preparare il secondo per te, vero? Bravissimo, hai già capito tutto. Già messo in programma. Ottimo. Ti lascio fare e ci vediamo fra poco. Perfetto, grazie mille. Allora, prendiamo un lime. Tagliamo a metà. Andiamo a spremerlo all'interno del nostro Boston Shaker. Boston Shaker è questo strumento qua. Mettiamo poi un CL e mezzo di zucchero liquido. Zucchero liquido si può fare tranquillamente in casa mettendo un litro di acqua e mezzo chilo di zucchero. E questo ti viene una bella quantità, poi puoi diminuire le dosi come le puoi aumentare. Dopodiché mettiamo 5 CL del brandy di vino. Adesso andiamo a divertirci. Riempiamo il bicchiere di ghiaccio, lo andiamo a raffreddare e poi andiamo a versare quello che è il contenuto all'interno del nostro shaker, perché vedrai qualcosa di speciale oggi. Andremo a shakerare il nostro preparato. Prendiamo il nostro strainer, che è questo strumento qua, e il colino, in modo che così le scaglie di ghiaccio non vanno a finire nel bicchiere. Andiamo a dare una piccola girata. Mettiamo il nostro twist di limone a rilasciare i soliti oli essenziali. Usato per ad esempio il brandy sour è un tumbler basso, dove decisamente la gradazione è più alta in confronto a tanti altri cocktail magari fatti in tumbler alto, che è il bicchiere molto simile a questo, però decisamente più alto, dove la quantità è maggiore, mentre qua la quantità del prodotto all'interno è minore. Matteo, Mario, se volete venire ad assaggiare è pronto. Eccoci Mario. Oh, che bello, sono molto curioso. Teo, ovviamente tu è qua. Allora, brandy sour. Esattamente. Questo, credetemi, è speciale. Dicevi prima che nasce da una idea del whisky sour. Esattamente. Sono partito da un whisky sour, prendendo la linea sour con limone, con lime, sciroppo di zucchero, e ho aggiunto il nostro brandy. Perché da quello che avevo letto, c'era un brandy sour che nasce a Cipro tanti anni fa, per cui sembra quasi che il primo alcolico maturato in legno sia proprio un brandy, che quasi il whisky è una copia del brandy. Ti risulta o no? Guarda, probabilmente si scoprono cose nuove anche oggi, quindi è una cosa nuova anche per me. Noi siamo tornati alle origini. Siamo tornati alle origini. C'è stato di mezzo al whisky e adesso siamo tornati al brandy, il nostro logicamente. E questo è stato un brandy straordinario perché ha 16 anni, pensate. È un prodotto molto importante. Il prodotto, il cocktail, mi sembra alla pizza, molto buono, molto buono. L'idea dello zucchero e dell'acidità del lime, logicamente, lo fa diventare una bibita straordinaria, cioè, porta via un po' la potenza alcolica. Cosa dici Matteo per questo? No, sicuramente è un cocktail molto molto elegante. Meno impattante magari se vogliamo parlare appunto delle zone sour, quindi cocktail diversi, whisky sour in particolare, molto più elegante, molto più femminile, molto pericoloso di la verità, perché ne bevi 100 almeno, tranquillamente ne bevi 100, però insomma bere con moderazione, questo è il messaggio della latte. Facciamo le dosi un po' più piccole la prossima volta, anziché questi grossi. Esatto. Facciamo gli shot, tanti così. Potrebbe essere una valente. Esatto, qualcosa di nuovo ancora. Bene, ottimo. Comunque complimenti, bravo, e mi sembra che utilizzare prodotti di alta qualità sia una strategia vincente, perché è
facile fare dei prodotti banali a basso prezzo, però se si usano delle grandi cose, sono dei grandi cocktail. Questo è un po' il messaggio. Assolutamente, assolutamente. Bravo Alessio, grazie, bravo Matteo e bravi a tutti. Cosa devo dire? Alessio, grazie di tutto qua. Grazie a voi. Ovviamente per le prossime puntate non ci saranno altri spoiler. Rimanete con noi che lo scopriremo assieme. Più colore? Decisamente. Più colore, perché iniziamo a divertirci. Bravi, alla prossima. Ciao a tutti.